al nome del Signore. Mentre siamo in piedi, vogliamo aprire le nostre Bibbie in Prima Samuele, capitolo 5. I Filistei quindi presero l'arca di Dio e la trasportarono da Ebenezer a Asdod. Presero l'arca di Dio, la portarono nella casa di Dagon e la misero accanto a Dagon. E il giorno dopo gli asdodei, alzatisi di buon'ora, trovarono Dagon caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. Presero Dagon e lo rimisero al suo posto. Il giorno dopo, alzatisi di buon'ora, trovarono che Dagon era di nuovo caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. La testa e le due mani di Dagon erano mozzate sulla soglia e non gli restava più che il tronco. Perciò, fino al giorno di oggi, i sacerdoti di Dagon e tutti quelli che entrano nella casa di Dagon a Asdod non mettono il piede sulla soglia. Passiamo al capitolo 6, al verso 20, sempre di Prima Samuele. Quelli di Bet Semes dissero: chi può resistere in presenza del Signore, di questo Dio santo? E dove andrà l'arca partendo da noi? Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. Ovviamente, per comprendere bene il contesto bisogna leggere diversi capitoli, partendo dal 4. E questa mattina abbiamo parlato dell'esperienza di Anna, della fede di Anna e del pungolo di Peninna verso Anna. Primo capitolo di Samuele. La storia di Samuele continua in questo modo. Dopo che il Signore stava benedicendo, aveva benedetto Anna dandogli un figlio chiamato Samuele, Dio lo assoldò subito al suo servizio, Samuele, sin da piccolo fanciullo. Samuele si mise a servire il Signore. Ma accadde qualcosa di terribile per il popolo di Israele. Perché nel capitolo 4 iniziamo di una guerra che si presentò contro i Filistei, e la condizione spirituale, non quella militare. Badate bene quello che sto dicendo, la condizione spirituale del popolo di Israele era disastrata, erano lontani dal Signore. E in quel giorno, durante quel combattimento, non solo subirono una tremenda sconfitta il popolo di Israele, ma sappiamo bene la storia, morì Eliù, vi ricordate per la notizia che ricevette, perché l'arca fu depredata, e morirono anche Ofni e Fineas, i figli di Eliù, che la servivano nel Tempio, e il loro servizio non era affatto apprezzato dal Signore. E diciamo, tra tutte queste vicende tristi, accadde appunto che l'arca fu depredata, fu presa e fu portata nel territorio dei Filistei. Ci fu questo tragitto dell'arca da Ebenezer ad Asdod. Ora voglio puntualizzare una cosa molto importante. Il luogo della battaglia, in realtà durante la battaglia, non si chiamava Ebenezer, fu un nome dato successivamente da Samuele, lo leggiamo questo nel capitolo 7, ma ovviamente chi scriveva fatti già accaduti e quindi chiamava quel luogo così come attualmente, contestualmente al periodo dello scrittore di Primo Samuele, quel luogo veniva chiamato Ebenezer, ma era la valle di Mipsta. E voglio parlarvi proprio di questo trasporto, di questo tragitto che ci fu da Ebenezer
al territorio dei Filistei. E durante questa battaglia, che leggiamo appunto nel capitolo 4, subirono una grande sconfitta i figli di Israele, ma loro pensarono che, data la grande sconfitta che stavano subendo, sarebbe stata cosa buona andare a prendere l'arca dal tempio e portarla sul campo di battaglia. Così come se fosse una sorta di amuleto, di portafortuna. Erano loro lontani dal Signore per la loro condizione spirituale, ma pensavano che bastasse portare l'arca in mezzo al campo della battaglia per ottenere una vittoria. Ora accadde questo, lo dico perché non abbiamo letto tutto il contesto storico, e andarono a prendere l'arca. Ofni e Fineas furono coloro che erano lì e furono uccisi lì sul campo di battaglia. E quando l'arca raggiunse questo luogo, si sentì un grande suono, un grande fragore. Il popolo di Israele esultò per l'arrivo dell'arca, pensando che la battaglia si sarebbe diciamo risolta in modo proprio differente dal primo esito, e cioè pensavano di vincere i Filistei. I Filistei, dall'altro canto, sapendo che era stata portata l'arca, ebbero paura. Se sapevano qualcosina dell'arca, sapevano che gli dei che, cito testualmente quello che dice la parola di Dio, che avevano liberato il popolo di Israele dall'Egitto, erano dei potenti che avrebbero in qualche modo aiutato Israele anche in questa situazione. Ebbero grande paura. Ma appunto, dicevamo prima, non dipendeva dall'arca l'esito della battaglia. Furono sconfitti tremendamente, ancor più di prima, e quest'arca fu presa e trasportata, abbiamo letto, nel tempio di Dagon. Cosa accade nel tempio di Dagon? I Filistei avevano preso qualcosa di prezioso, di importantissimo, di sacro, e sapevano lì c'era qualcosa di particolare, e iniziano un po' ad aprire l'arca, a vedere cosa c'è dentro. Ma quest'arca gli procurò solo dei grandi malesseri, anzi tanti morirono proprio a motivo della presenza dell'arca. Abbiamo visto quello che accadde alla statua, all'idolo di Dagon, come fu frantumato. E i Filistei si resero conto che l'arca non poteva essere lì da loro, doveva non essere distrutta, perché non fecero quello. E davanti ovviamente ad un popolo che non serviva il Signore, che adorava gli idoli, voglio solo farvi notare, e notiamo insieme, questa attenzione, questo timore che si affaccia nei loro cuori. Non distruggeranno l'arca, non inveiranno contro l'arca, anche per le cose che erano accadute nel tempio di Dagon, ma con un certo senso di timore cercheranno di rimandare l'arca nel territorio di Israele, e non di rimandarla così, come fosse una sorta di cassa, di contenitore che poteva essere trasportata. Cercano di informarsi su come devono sbarazzarsi di questa arca. E c'è questa espressione che abbiamo letto nel capitolo 6, verso 20, che è un'espressione che parte proprio dai loro cuori. Chi può resistere in presenza del Signore, di questo Dio Santo? Queste parole ce le saremmo aspettate più che altro dal popolo di Israele. Che in modo così profano, disavveduto, superficiale, prendono l'arca e la piazzano in mezzo al campo della battaglia.
E invece questa frase viene detta proprio dai Filistei. E io ricordo un po' quell'espressione biblica dove dice che i figli delle tenebre a volte sono più avveduti dei figli della luce. Chi può resistere alla presenza di Dio? Con quale timore dovremmo accostarci alla presenza di Dio? Tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, Dio rimane lo stesso. Amen, fratelli e sorelle. Non stiamo parlando di due entità diverse. Dio è lo stesso, ieri, oggi, in eterno. E se gli era dovuto il timore allora, quanto più lo dovremmo oggi, fratelli e sorelle. Quanto più nel nostro cuore dovrebbe esserci questo sacro timore nei confronti del Signore, questa sacra attenzione, questa riverenza, questa devozione. Cito alcuni versi, Isaia 33:14. I peccatori sono presi da spavento, un tremito si è impadronito degli empi. Chi di noi potrà resistere al fuoco divorante? Chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne? Naum, capitolo 1, verso 6. Chi può resistere davanti alla sua indignazione? Chi può sopportare l'ardore della sua ira? Il suo furore si spande come fuoco e le rocce si schiantano davanti a lui. Chi può resistere davanti a colui che è tre volte santo? Chi può avvicinarsi? Chi può presentarsi davanti al Signore? Se non fosse per la grazia in Cristo Gesù, la risposta sarebbe inequivocabile: nessuno. A motivo del nostro peccato, a motivo della nostra lontananza. Diverse lettere che leggiamo nel Nuovo Testamento esprimono proprio questa condizione, questa nostra posizione. Eravamo lontani da Dio. Un tempo eravamo nelle tenebre. Addirittura la parola di Dio dice che eravamo nemici di Dio. Non perché appartenevamo ad un territorio piuttosto che a un altro, non perché eravamo dei figli dei Filistei piuttosto che dei figli di Israele, ma perché eravamo dei peccatori. Ma Dio ha voluto riconciliare ogni cosa per mezzo del suo figliuolo Cristo Gesù. Non è questo il più grande miracolo che Dio ha compiuto nella nostra vita? Come noi potevamo presentarci davanti al Signore? Il fatto stesso che il ministero di Cristo Gesù si espleta in questi termini, ci ha riconciliati al Padre, vuol dire che noi non eravamo in pace col Padre, vuol dire che noi eravamo in inimicizia, noi facevamo parte del mondo e dello spirito che regna nel mondo. Ma ringraziato sia il Signore perché Egli ci ha salvati, ci ha tirati fuori da quella condizione. Ebenezer, o meglio ancora la valle di Mipsta, fu la valle dove ci fu una tremenda sconfitta. Ma quella stessa valle, quello stesso luogo, chiamato poi da Samuele Ebenezer, fin qui l'Eterno ci ha soccorsi, 20 anni dopo, si ritrova ad essere un luogo di grande vittoria. E notate, mentre nella prima battaglia, 20 anni prima, c'era addirittura la presenza dell'arca, nella seconda battaglia, 20 anni dopo, se non ricordo male, 7 mesi fu il periodo che l'arca sostò in territorio della Filistea,
dopo 20 anni, nella seconda battaglia, quando gli israeliti vinsero quella battaglia, l'arca non era presente. Cosa cambiò? Cosa fece cambiare l'esito di quella battaglia a distanza di 20 anni? Noi leggiamo nel capitolo 7 questo bellissimo passaggio. Il capitolo 7 è la chiave di svolta di una situazione spirituale, morale, di grande allontanamento dal Signore da parte del popolo di Israele. E il capitolo 7 diventa la chiave di svolta. C'è Samuele che incoraggia, che incita il popolo di Israele a ravvedersi. Lo incoraggia a ritornare al Signore con un cuore umile. Lo incoraggia non a prendere l'arca in modo superficiale, non ad essere i religiosi con la quale si erano presentati prima, non a fare di Dio come uno dei tanti idoli che prendevano, che portavano, che innalzavano, che spostavano. Dio è l'unico vero Dio, è l'Eterno, egli solo è degno di essere adorato. E voleva essere al centro della loro nazione, del loro regno, ma anche al centro del loro cuore, della loro attenzione. E ci fu un popolo questa volta che si umilierà davanti al Signore, lo pregherà, lo invocherà, e la preghiera si esprimerà in questo modo: abbiamo peccato contro di te, o Signore. Vogliamo davvero un cambiamento nella nostra vita? Anima cara, tu che non hai sperimentato la salvezza in Cristo, vuoi realizzare qualcosa che possa davvero soddisfare pienamente la tua vita e il tuo cuore? Umiliati davanti al Signore. Cercalo con tutto il cuore. Non accontentarti di un culto domenicale. Non ti accontentare di essere definito un cristiano evangelico pentecostale. Non è assolutamente questa la garanzia per essere salvati. È il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. E quindi l'invito di questa mattina è che tu ti rivolga direttamente a colui che può trasformare il tuo cuore. Colui che può trasformare Mipsta, quel luogo di grande sconfitta, forse quel luogo in cui ti ci ritrovi un po' tu, nella tua condizione, ti senti forse depresso, ti senti forse scoraggiato, ti senti forse sconfitto, forse in qualche modo stai cercando di liberarti da qualche legame di peccato, in qualche modo cerchi di soddisfare la tua vita. Quante opportunità ci offre il mondo, è innegabile questo. Ma è anche innegabile che tutto ciò che ci offre il mondo è effimero e ci lascerà con l'amaro in bocca, in una condizione peggiore di quella precedente. Ma quando è Dio che opera, quando è Cristo che tocca i nostri cuori, egli sì che trasforma la valle di Mipsta da un luogo di sconfitta a un luogo di vittoria. Chi potrà resistere, si chiedevano i filistei, davanti alla presenza del Signore? Perché è santo. E non so cosa loro poterono considerare davanti a questa sconfitta e al fatto che riuscirono a prendere quest'arca, addirittura a portarla nel loro tempio. Perché non solo loro non riuscirono a sopportare la presenza di Dio, ma era inequivocabile che anche il popolo di Israele non era in una buona condizione spirituale. E quando si ripresenteranno i filistei, sicuramente si ripresentano dopo 20 anni, con quella forza, con quell'audacia, che ormai
la vittoria nelle loro mani. Ma le cose erano cambiate e le cose possono cambiare nella nostra vita e nel nostro cuore. Anche quei legami che stringono in un modo così forte da non lasciarci nessuna speranza. Anche in quelle situazioni in cui dichiaratamente davanti a noi non vediamo altro che buio, che un orizzonte cupo. Anche davanti a quelle situazioni, se ci umiliamo davanti al Signore, se lo cerchiamo e lo facciamo seriamente, il Signore è colui che può trasformare la valle di Mipsta. Gli fu cambiato nome da Samuele perché l'Eterno era stato ancora il soccorso del popolo di Israele. Fin qui l'Eterno ci ha soccorso. Quanto è stato buono, quanto è stato fedele il Signore verso il popolo di Israele. E quanto lo è stato, lo è con noi e per noi il Signore. Leggendo queste storie, forse una domanda dal credente parte dal cuore: ma come sia possibile che Israele si ritrovasse in queste situazioni spiritualmente parlando? Ma a volte dovremmo fare un esame introspettivo del nostro cuore. Come mai a volte ci ritroviamo vuoti, senza forze, senza fede, senza fiducia nel Signore? Ci abbandoniamo a dei pianti, a delle amarezze, a degli scoraggiamenti. E pensiamo che la causa di tutto siano gli altri. Non sentiamo più nulla quando partecipiamo ai culti. Non sentiamo la gioia di essere partecipi alle attività comunitarie. E ahimè, cosa terribile, quando la negligenza arriva persino a scoraggiarci dal portare i nostri figli magari in chiesa o alla scuola domenicale. Cos'è accaduto? Perché rimanere in quella condizione quando il Signore vuole completare un'opera nella nostra vita? Quando il Signore vuole trasformare i luoghi deserti in luoghi di fonti? E il Signore lo può fare, fratelli e sorelle, se noi glielo permettiamo. L'avvicinamento che leggiamo in capitolo 7 di Prima Samuele sembra che avvenga tramite Samuele, ed è così, e sembra che il popolo faccia dei passi verso il Signore. Ma riavvolgiamo un po' il nastro, partendo dal capitolo 1. Chi è che opera questo meraviglioso disegno? Da dove parte? Chi è che prepara il cuore del piccolo Samuele? Ma soprattutto, chi è che renderà una donna sterile feconda? Di chi è il progetto? Di chi è il disegno? Come si arriva al capitolo 7? Dove un popolo incoraggiato da questo uomo di Dio, che è una bellissima figura di Cristo. Sapete, Samuele fu l'ultimo giudice. Qui si proviene da un tempo difficilissimo, il tempo dei giudici. Il tempo definito questo, per ben due volte è scritto questo nel libro dei giudici, dove ognuno faceva quello che gli pareva meglio di fare. Era questo il loro slogan. Ognuno faceva come si sentiva. E il Signore viene e inizia a mettere ordine. Chiama un piccolo fanciullo che non doveva nascere, ma per la potenza di Dio era nato. Dio lo riempie di Spirito Santo.
sarà l'ultimo tra i giudici di Israele, ma ricoprirà anche la funzione di sommo sacerdote e di profeta. Una bellissima figura di Cristo. Cristo è venuto per salvare. Cristo è venuto per trasformare luoghi di sconfitta. È venuto per trasformare la nostra realtà spirituale, che era una realtà morta, lontana dal Signore, in qualcosa di meraviglioso. E noi abbiamo vissuto questo miracolo. Parlo di noi credenti. Vogliamo riconoscere questa mattina, fratelli e sorelle, che se non fosse per il Signore, che ne sarebbe stato di noi? E tu, anima cara, che ancora non hai un obiettivo, una meta fissa, l'invito che ti viene rivolto, guarda a Gesù. Ma sai, io mi aspettavo qualcosa di meglio. In fondo, sì, i credenti sono delle brave persone, ma sono come tutti gli altri. Prova a pungolarli e vedi come reagiscono. Io dico sempre che la grazia di Dio è evidente nelle nostre vite, perché se non fosse per la grazia di Dio, noi saremmo rimasti quello che eravamo prima. E credo che Dio ha operato meravigliosi cambiamenti. Ma nonostante questo, sappiamo molto bene che sosteniamo una lotta continua contro il nostro vecchio uomo, la nostra vecchia realtà, la nostra carne definita dalla parola di Dio. E il Signore ci sta dando grazia, attraverso la Sua parola, di procedere in un cammino di santificazione. Sappiamo che siamo mancanti. Sappiamo che anche se facciamo tutto quello che il Signore ci comanda di fare, siamo dei servi disutili. Sappiamo benissimo che il Signore può fare a meno di noi, non ha bisogno di noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Però vedete di quale amore ci ama il Signore. Ed è Egli che si muove in nostro favore, preparando il territorio, il terreno, le situazioni, le circostanze. E credo che anche la nostra presenza qui sia stata preparata dal Signore. Perché noi semplicemente ricevessimo la Sua parola, perché lo potessimo pregare insieme. Perché il Signore giorno per giorno si muove in favore dei Suoi figli. E se siamo qui alla Sua presenza, se abbiamo il privilegio di ascoltare la parola di Dio, io credo che il Signore è così potente da portare a compimento quello che Egli ha iniziato. Vuole ridarci la gioia della salvezza, l'entusiasmo del servire il Signore con tutto il cuore e con tutte le nostre forze. L'entusiasmo, anche se proveniamo da battaglie dove ci siamo ritrovati sconfitti, scoraggiati, cambiarono le cose, perché Dio si mise all'opera. Voglio chiudere questo messaggio con questa domanda: cosa ne vuoi fare di Cristo? Vuoi utilizzare Cristo un po' come il popolo di Israele utilizzò l'arca di Dio? Lo prendi e lo sposti da qualche parte nella tua vita? E quando magari hai un problema, allora sei abituato a rivolgerti a Cristo? Lo usi quasi come fosse una sorta di amuleto, che è buono portarlo insieme, poi all'occorrenza lo usiamo. O vuoi fare di Cristo il Salvatore e il Signore della tua vita? Gesù non vuole da te qualcosa che ti appartiene. Gesù vuole un cuore che si arrende. Io sto alla porta del cuore e busso. Se uno apre,
io entrerò e cenerò con lui. Vogliamo alzarci in piedi? Il nome di quel luogo, che nella prima battaglia non era Ebenezer, ma che nella seconda battaglia diventerà Ebenezer, nella storia biblica, quando leggiamo anche nel quinto capitolo, leggeremo Ebenezer, perché il Signore cancellò, distrusse quella sconfitta. Venne sommersa quella sconfitta dalla vittoria. Vuoi che le tue sconfitte, i tuoi amareggiamenti, le tue frustrazioni possano essere sconfitte per sempre, quasi da non ricordarle mai più? Lo desideri con tutto il cuore? Bene, Cristo è colui che può darti questa vittoria. La vittoria sommergerà la sconfitta e non sarà più ricordato quel territorio con il suo vecchio nome, ma come Ebenezer, fin qui l'Eterno ci ha soccorsi. Gloria al nome del Signore, cerchiamo il Signore con tutto il nostro cuore. La parola di Dio ci invita in Isaia capitolo 55, cercate mentre lo si può trovare, cercatelo. E noi questo vogliamo fare ancora questa mattina. Gloria, gloria al tuo nome, Signore, tu sei il benedetto.